stata definita schioppettante l'edizione 2016 del Carnevale di Fano, pronta a tornare dal 24 gennaio con tante novità. In Viale Gramsci sfileranno due nuovi carri di prima categoria e due dello scorso anno, la Forza delle Maschere e Nel Paese delle Meraviglie. Scenderanno in corteo anche cinque carri di seconda categoria, un pupo dedicato al jazz e decine di mascherate che insieme ai vari gruppi animeranno tutta la sfilata. Star d'eccezione saranno le Wings, le fatine marchigiane che coinvolgeranno le scuole primarie e secondarie della città nel progetto dedicato al riciclo che ha già interessato 15.000 istituti italiani. A loro verrà dedicato un gigante di cartapesta nell'edizione 2017. A tutte le aziende che hanno sempre sostenuto il nostro carnevale, mi raccomando, dateci una mano anche quest'anno, perché per noi è fondamentale, importante per far sì che il nostro carnevale cresca, e abbiamo quest'anno tutte le carte in regola. L'ente carnevalesca però guarda avanti e sta già lavorando anche per l'edizione estiva, che quest'anno verrà triplicata in altrettante serate con nuovi carri di seconda categoria. Vorremmo toccare tre momenti importanti della nostra estate, legata appunto alla Notte Rosa, legata al jazz e alla Festa del Mare e, perché no, al Brodetto, visto che sono le eccellenze del nostro territorio. Nuova anche l'immagine simbolo dell'evento, una dama sospesa che rappresenta la fantastica atmosfera del mondo alla rovescia, dove la gravità è annullata e l'esistenza è leggera e spensierata. La figura femminile indossa un vestito di carta con una gonna colma di caramelle, simbolo dell'abbondanza del prendigetto, l'identità principe del Carnevale di Fano. Il tesseramento invece partirà il 4 dicembre. Cecchini si dice fiducioso nel replicare successo ottenuto nei mesi scorsi, quando era stata raggiunta la quota di 1.207 soci. Acquistando la tessera ad un costo di 10 euro, fanesi e turisti potranno usufruire del 2x1 per l'ingresso dei parchi come l'anno scorso, ma non solo. Si avrà diritto all'ingresso ridotto ai cinema Politeame, Malatesta di Fano e Gabbiano di Senigallia. Inoltre, abbinandola all'ACEC Card nelle stesse sale, si avrà diritto ad assistere gratuitamente a 5 film. Per l'edizione invernale, in accordo con il comune, si sta pensando anche di predisporre un'area parcheggio all'ex campo di aviazione, dove il ticket, ad un prezzo di 2,50 euro, comprenderà la sosta, un biglietto della lotteria e il trasporto navetta in collaborazione con AMI. Ci si ritrova ad essere più forti, più uniti di prima, con la possibilità di raggiungere obiettivi ambiziosi e importanti. Ma c'è già un ponte di progetti importanti anche per il 2017, che vedrà altri protagonisti che daranno spessore al carnevale, ma soprattutto tanta visibilità al nostro territorio.